Buongiorno Giovanni, buongiorno ai bambini, ciao! Ciao a tutti e buone pappe, cara Daniela, calde soprattutto. No, dai, adesso abbiamo fatto colazione, poi più tardi magari mangeremo anche altri piattini, magari chissà, provenienti da altre culture, da altri luoghi del mondo. Molti bambini avranno viaggiato in questo periodo, speriamo per loro. E hanno magari conosciuto piatti diversi che non avevano mai assaggiato. Quindi oggi, insomma, l'argomento è un po' questo, giusto? Esatto, pappa, cultura e mondo, il pappamondo. Il Pappamondo, che è anche il titolo di questo tuo lavoro, insieme ad Anna Lavatelli, che intervisteremo e che sentiremo e ci racconterete come è nata l'idea di fare e di scrivere queste canzoni con tema a tema, insomma, Pappamondo. Riusciremo forse a inserire anche una storiella papposa in La mezzo. 140, 143, Tresima. la tresima. Bene, a proposito invece della 142, cioè quella della volta scorsa, devo dire che i nostri inserti, le nostre interviste stanno avendo molto successo, perché Maurizio Accattato, il clown che abbiamo intervistato la settimana scorsa, ha detto che era pieno, pieno, pieno di bambini al Parco Trotter, ad Erba, insomma. E sabato prossimo, anzi 3, 4, 5 agosto sarà a Bruzzano, quindi catapultatevi tutti a Bruzzano, bambini di Milano! Va bene, allora buona domenica a tutti! Buone pappe, ciao Dani. Ciao, grazie per il tuo lavoro, ciao! Radio Mu, la radio che vedo io e che ascolti tu. Notizie dal mondo. Anna Lavatelli, l'ultima volta che ci siamo incontrati abbiamo parlato di Dante, dei mostri, abbiamo parlato di tante cose. Oggi invece, grazie di essere qua a Radio Mood, parliamo di canzoni, di musica e di cucina. Wow! Ciao Anna! Ciao, ciao, è proprio vero, questa volta si parla di cucina, una cosa che piace a tutti, direi. E questa cucina è una cucina un po' particolare, come vedete, ha anche il suo simbolo, che è il simbolo del grande cuoco, perché è una cucina da, musicale, musicate, cantate, è da Giovanni Caliezel. Il testo di queste canzoni è stato scritto dalla sottoscritta, cioè da me, e insieme abbiamo voluto fare una specie di grande elogio alla cucina nelle sue più meravigliose performance, che sono anche culturali e letterarie. Tu hai scritto tantissime cose nella tua vita, è la prima volta che scrivi canzoni per bambini di cucina, prima volta. Sì, assolutamente sì. Non avevo mai pensato di poter fare questo passo che mi diverte moltissimo, dico la verità, e sono anche un racconto e ci portano a pensare quanto è vasto, il mondo della cucina, se lo vogliamo allargare, no? C'era un progetto del comune di Milano tanti anni fa del settore educazione, una cultura in un piatto, una cosa del genere, in cui i bambini erano invitati a conoscere le altre culture attraverso la cucina e addirittura a mensa mangiavano una volta alla settimana un piatto di una cultura diversa. Quindi era una cosa che c'era un po' di anni fa, bisognerebbe ritornare. Ma faccio un Sì. esempio, questo disco, insomma, ha un titolo? Titolo sì, diciamo che esprime un po' tutto il contenuto perché si chiama Il Pappamondo, ma quel Pappamondo implica proprio anche la voglia di conoscerlo questo mondo, di conoscerlo attraverso queste canzoni e di essere più curiosi anche con chi fa la cucina, perché, e quindi per chi la prepara, per chi inventa i piatti, per chi li ripete anche storicamente dai genitori, nonni, tutta questa memoria di cibi antichi. Anna, quante canzoni ci sono in questo disco? Ne abbiamo fatte 10, così noi abbiamo preso 10 e pensiamo di aver fatto un ottimo lavoro e speriamo che sia davvero così. Senti, ma la tua preferita qual è? Forse proprio quella che richiama il titolo, cioè il Pappamondo.
la volontà proprio di esplorare questo mondo meraviglioso. Infatti stavo pensando che non è solo una questione di gusto, cioè imparare a mangiare cibi che provengono da altri luoghi, da altre culture, ma capire cosa c'è dietro, no? E soprattutto scopri che non sei tu come italiano, diciamo, non siamo noi come italiani quelli che fanno i piatti migliori del mondo. Noi abbiamo degli ottimi piatti, abbiamo una cucina stupefacente, bellissima, ma attenzione, attenzione, i piatti memorabili ce li hanno tutti a questo mondo. Il progetto finale era proprio questo, abbattere barriere e creare legami. A colpa di forchette, bacchette, eccetera. Esatto, per esempio. Va bene. Anna Lavatelli, noi ti ringraziamo tantissimo, andiamo a ascoltarci le canzoni, a gustarcele per bene. E si possono trovare? Dove si comprano queste canzoni? Sì, credo che c'è un'app che con la quale si può entrare intanto con YouTube, ma anche con adesso non mi ricordo più come si chiama questo spazio. Vabbè. Si chiama Spotify, Annetta, Spotify. Cercate gli account Spotify di Anna Lavatelli e Giovanni Caviezel. Ok. Tra parentesi, volendo, anche sul mio spazio Facebook, quindi Anna Lavatelli, c'è la pubblicità e c'è anche la possibilità di ascoltarla. E allora, sapete cosa volete di più? Cosa volete di più? Allora andiamo ad ascoltarci le canzoni, noi ti auguriamo quindi una buona domenica e ci sentiamo presto con il nuovo progetto. Siamo passati da latte alla pappa, adesso non so cosa succederà dopo, però vedremo. Come si dice, chi vivrà vedrà e noi ce la faremo. Ciao Anna Lavatelli, grazie. Ciao.
L'insalata di riso classica è il piatto estivo per eccellenza. Fresca, leggera e ricca di stuzzicanti condimenti da personalizzare secondo il proprio gusto. Basta che siano colorati, saporiti e soprattutto di stagione. Potete divertirvi a creare accostamenti sempre nuovi usando ingredienti diversi. Basta che siano tutti rigorosamente tagliati a piccolissimi cubetti. Veloce e facile da realizzare, l'insalata di riso è un piatto unico ideale per i vostri menù estivi. Si può preparare in anticipo e conservare in frigorifero. Potete conservare l'insalata di riso in frigorifero chiusa in un contenitore ermetico per 2-3 giorni. Buon appetito! I want to free and full. Colazione del mattino con brioche e caffè latte. Io ci gioco, son bambino e divento storie matte. E nella tazza c'è un laghetto d'acqua calma molto fonda e lo zucchero a cubetto come ghiaccio vi sprofonda. Il cucchiaio fa da remo e remando in compagnia, tutti andare noi potremo sopra l'onda pronti via. La brioche sarà la gondola tutta d'oro che ci porta, sale, scende, balla, dondola, se va dritta non va storta. Ah, ah. Tutto intorno come bello, vedo prati, boschi, tetti e la mucca e l'agnello con i teneri cornetti. E va, vedo lassù che è arrivato il solleone, non so quello che fai tu, ma io faccio colazione. Bum bada 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 bum bidi bimba bada bidi bidi bu 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 bidi 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 bidi. Niente pomodoro da mangiare, promesso il faraone, regnava sull'Egitto, quel che faceva storto non gli veniva dritto, poteva avere tutto pagando a peso d'oro, ma non poté comprare la pappa al pomodoro. Oh bello mio, mi spiace per te, ma il pomodoro ancora non c'è. Devi aspettare che arrivi Colombo e ce lo porti dal nuovo mondo. Sei nato prima, che ci vuoi fare? Niente pomodori da mangiare. Pitagora inventava le somme sui quadrati, faceva conti giusti se non erano sbagliati, non conosceva ostacoli fin quando un brutto giorno tentò di preparare i pomodori al forno. Ah bello mio, mi spiace per te, ma il pomodoro ancora non c'è. Devi aspettare che arrivi Colombo, che ce lo porti dal nuovo mondo. Sei nato prima, che ci vuoi fare? Niente pomodori da mangiare.
Giulio Cesare in guerra contro i Galli andava indietro avanti per monti e per le valli e allora di mangiare l'anel romano foro chiedeva se facevano la pizza al pomodoro. Bello mio, mi spiace per te, ma il pomodoro ancora non c'è. Devi aspettare che arrivi Colombo, che ce lo porti dal nuovo mondo. Sei nato prima, che ci vuoi fare? Niente pomodori da mangiare. Radio Mu, la radio che vedo io e che ascolti tu.